Buonasera ragazzi, benvenuti, parto con la registrazione. Questa sarà un'altra serata facile per me perché non farò assolutamente niente io, ma lascerò fare tutto a Daniele Ponzinibbi che dovrebbe essere in ascolto, giusto Dani? Sì, un saluto a tutti, buona serata. Molto bene. E questa sera ragazzi parleremo, dopo la volta scorsa abbiamo parlato appunto di trading genetico, quindi software per la creazione di genetica tecnicamente. Questa sera invece parleremo di un'altra cosa, parleremo di come è possibile automatizzare le nostre strategie, non le nostre di vantaggio, le nostre, le vostre, semplicemente senza sapere neanche programmare neppure una riga di codice. Vi piace questa cosa? Vi può interessare cominciare a capirlo di più? Fantastico. Allora, per far questo, ovviamente, parliamo con Daniele Ponzinibbi, che oltre ad essere responsabile italiano di Ava è anche colui, uno dei creatori forse della piattaforma appunto che si utilizza per fare l'autotrading, quindi vuol dire per crearsi da soli delle strategie. La cosa bella è che all'inizio non gli piaceva molto alle persone questo programmino, perché è successo che l'abbiamo presentato 2 anni fa insieme io e Daniele al forum di Rimini. E quindi le persone gli ho spiegato che c'era questa cosa, se lo sono scaricate e poi andavano alle conferenze degli altri trader e mentre i trader parlavano, loro, i nostri clienti programmavano le strategie e scoprivano che nel 97% dei casi non funzionavano, no? E quindi sono un po' venuti a lamentarsi, dicendo, ma cosa insegnate alla gente? E invece insegniamo a fare le cose fatte bene. Bene, io mi tolgo la parola, lascio la parola a Daniele che farà questa serata che secondo me è veramente molto molto interessante, quindi... E poi la pubblicheremo come al solito sul canale YouTube. Quindi il consiglio è iscrivetevi al nostro canale YouTube per ricevere tutto. Dani, sei pronto? Sì, Mirko, sono pronto. Poi mi raccomando, se hai domande anche tu stesso e filtrare le domande dei Penso nostri io. utenti, mi Ogni raccomando. tanto quando cambiamo argomento, magari ci fermiamo un secondo, eventualmente se avete delle domande le scrivete, io le leggo a Daniele. Ok? Ragazzi, buon ascolto, ci sentiamo dopo. Ciao. Ok, e quindi diciamo, come mai sono arrivato all'autotrading? Più o meno un percorso che facciamo un po' tutti. Io ho iniziato a fare trading parecchi anni fa, diciamo, ho conosciuto la piattaforma MetaTrader 4, parlo intorno al 2003, 2004, 2005, quindi sono stato tra i primi a usare questo tipo di piattaforma. E andando avanti nel tempo, chiaramente ho capito, diciamo, quali sono diciamo, le peculiarità di questa piattaforma, perché non è molto piacevole, come avete visto magari da un primo impatto grafico, però le potenzialità migliori sono proprio quelle per sviluppare tutto ciò che è trading automatico. E a questo punto partiamo con le slide, poi vi ricordo che domani vi saranno inviate da Vantaggio Sleale. Quindi il solito disclaimer che sorvoliamo, ormai ne avete fatti parecchi di questi webinar con noi. Ok, quindi velocemente, i siti, quando parliamo di autotrading con i broker, chiaramente diciamo tutti i software di autotrading, di trading automatico, si interfacciano essenzialmente con la MetaTrader 4. Quindi, come avete capito, una piattaforma dove al di là dei prezzi, back office, piattaforma grafica, c'è un cosiddetto editor di programmazione. L'editor di programmazione è una, come dire, una piattaforma nella piattaforma che vi consente di programmare le vostre strategie o, come ha detto giustamente Mirko, le strategie di altri. Dani, ti Come fermo vedremo per... subito. Hai parlato di Sì. EA, mi chiedono cos'è un EA, quindi bisogna andare veramente base. Assolutamente. Poi nelle slide successive lo vediamo. Diciamo che in ambiente MetaTrader, proprio per dare subito delle definizioni, quando parliamo di trading system si usa l'acronimo DEA, che è il diminutivo di Expert Advisor, quindi diciamo che è un consulente, un advisor esperto, quindi un trading system che fa le operazioni per conto vostro. Chiaramente il trading system deve aver programmato, come vedremo, delle idee di trading. Quindi, tornando alla nostra MetaTrader, vi invito chiaramente a guardare anche i riferimenti che vi metto in queste slide. C'è un link su tutta la storia e l'evoluzione della MetaTrader, secondo me è molto interessante per capire anche come si arriva, diciamo, a utilizzare i trading system, proprio perché ci sono dei c'è una storia anche dei trading system della MetaTrader. E poi c'è una community dedicata alla MetaTrader che si chiama mql5.com. Si sono già portati avanti perché noi usiamo la MetaTrader 4, ma ormai il marketing
la società che offre la MetaTrader, quindi MetaQuotes, che la offre a tutti i broker, quindi a tutti i trader, sta spingendo parecchio sulla versione 5 e come AvaTrade sicuramente l'anno prossimo, oltre alla MetaTrader 4, integreremo anche la 5. Quindi diciamo, questo è, dobbiamo chiaramente avere una MetaTrader per parlare di, di autotrading. I vantaggi del trading automatico velocemente sono chiaramente diversi. Quindi possiamo, una volta automatizzata la nostra strategia, farla lavorare anche senza essere davanti alla piattaforma. Chiaramente, se una strategia è programmata, sicuramente potrà avere, è sicuramente più precisa nel senso che non risente di valutazioni personali, può agire in maniera tempestiva sul mercato e chiaramente, come si dice, non lascia spazio alle emozioni. Chiaramente è una macchina. Poi uno dei vantaggi che vi farò vedere quando andremo a programmare qualcosina assieme è il fatto che una volta che io ho ingabbiato la mia strategia in un codice, quindi semplicemente ce l'ho in mano, oltre a poterlo usare in tempo reale, chiaramente posso studiare quello che è successo nel passato, quindi la testo tramite i backtest, quindi dei test indietro nel tempo e anche nella MetaTrader c'è proprio un cosiddetto collaudatore che vi consente di farlo. Chiaramente, quindi anche quando creiamo, abbiamo un'idea di trading, la cosa bella è proprio quella di dire, ok, vediamo come è funzionata nel passato, cambiamo i parametri, in questo modo capiremo appunto se potrebbe essere o meno profittevole nel futuro. Quindi diciamo, questi sicuramente sono i vantaggi. Gli svantaggi li vediamo dopo. Ok, quando giustamente come Mirko mi ricordava, dobbiamo avere delle dare delle definizioni e ricordarcele. Quando tocchiamo questa sfera del trading automatico, essenzialmente sono tre le parole che ricorrono. Quindi sono gli indicatori che già Mirko in un webinar precedente sicuramente vi ha introdotto. Quindi gli indicatori sono semplicemente degli strumenti per l'analisi dei prezzi. Poi c'è un altro termine molto da MetaTrader, okay, che è il cosiddetto script, che vi farò degli esempi. Tecnicamente sono dei comandi che vengono eseguiti una sola volta. Tipo, voglio avere l'informazione di quanto è stata una variazione percentuale di uno strumento finanziario, uso uno script che me la dà. Voglio chiudere un ordine in un determinato momento, vi do lo script per poterlo fare. Il Trading System o Expert Advisor o EA semplicemente invece è diciamo, un comando che viene eseguito ad ogni tick. Cosa vuol dire? Io faccio il mio programmino, lo carico sulla piattaforma MetaTrader, controlla istante per istante, tick dopo tick che vengono battuti dal mercato, se vengono avverate le condizioni di trading che gli ho chiesto. Quindi se voglio comprare solamente se il prezzo sale di 10 pip rispetto alla media mobile, ok, controlla che il prezzo sale di 10 pip rispetto alla media mobile ogni tick. Quindi, come dire, come viene rappresentato nella piattaforma, è un robottino molto attento che controlla chiaramente i movimenti del mercato. Quindi, come vedremo, questa è una slide riassuntiva di quel poco che cercherò di farvi vedere, perché la parte più importante sarà proprio alla fine, quando programmeremo, anzi nella seconda parte, quando programmeremo assieme dei trading system. A questo punto io farei un salto alla piattaforma per farvi vedere semplicemente qualche indicatore, qualche script e poi andiamo ai trading system OEA. Quindi apriamo non a caso la MetaTrader. Quindi avete visto nel menu navigatore, oltre a trovare i vostri conti, in questo caso trovate i miei, ok? Avete la sezione indicatori. Un indicatore, come già vi ha fatto vedere Mirko, è uno strumento che trascinato sul grafico, riproviamo, quindi trasciniamo un Bollinger, mi ritorna proprio un'analisi dei prezzi, molto semplice. Passiamo invece agli script. Quindi gli indicatori, la MetaTrader è piena. Se poi andate a vedere la community mql5.com, come vi ho scritto nella mia slide precedente, ne potete scaricare veramente a centinaia, migliaia. Con questo non vuol dire che tutti chiaramente siano utili, diciamo che l'importante è saper scegliere. Ok, andiamo quindi nella parte degli script e analizziamo magari qualche script che poi chiaramente, come è scritto nella presentazione, vi posso mettere tranquillamente a disposizione. Quindi gli script sono
alla fine di tutti i vari strumenti presenti nel navigatore. Io chiaramente ne ho tanti perché, come vedete, ci metto poco a costruirli col programma che vi farò vedere. Quindi un programmino molto semplice può essere, diciamo, questo. Facciamo un'operazione a mercato. Quindi compriamo, siamo su una demo, se una demo, compro un lotto di anzi un micro lotto di euro dollaro, ok, un'operazione aperta. Diciamo che io, senza andarla a chiudere dalla piattaforma, voglio direttamente chiuderla a mercato, trascino questo script molto semplice, close market, e mi chiude l'operazione. Di script di questo tipo ce ne sono, ne ho fatti a decine. Ad esempio, c'ho anche uno script che in un unico movimento, close all pending order, mi cancellerebbe tutti gli ordini pendenti. Oppure ci sono anche tantissimi script che, oltre a interagire sugli ordini, mi consentono di interagire sugli ordini solo al verificarsi di determinate condizioni. Vi faccio questo esempio: Closed Equity. Cosa mi fa questo script? Io lo trascino sul grafico, posso dire chiudimi le operazioni Closed Equity quando ho un equity del mio conto, quindi un controvalore del mio conto a un livello magari di 500 euro. Facciamo che il mio conto è di 1000 euro. Quando arriva a 500 euro, magari fermami l'operatività. Se dovesse arrivare a 5000, magari chiudimi tutto. Quindi capite bene. È un nuovo modo di fare trading con l'autotrading. Al di là di funzioni standard, come possono essere take profit e stop loss, io posso inserire delle funzioni che non esistono. Questi sono degli script, tecnicamente vengono chiamati. Altri script molto comodi che vi metto a disposizione, prendiamo magari togliamo il Bollinger per farvelo vedere meglio, ok? Ci sono degli script che ci danno delle informazioni sui tassi di cambio in questo caso. Uno script che io uso parecchio è lo script forza relativa. Quindi lo trascino sempre su un grafico, do il mio ok. Adesso c'è un po' di confusione con le candele sotto, però mi dà in tempo reale la variazione dei principali tassi di cambio dalla mezzanotte. Quindi, cioè, quanto è variato l'euro-dollaro, l'euro-yen. Posso inserire anche altri tassi di cambio, però, come vedete, tutto ciò che magari io non ho in piattaforma l'ho programmato esternamente. Un altro script che vi metto, che vi posso inviare su richiesta, come scritto nelle slide che vi mandiamo domani, è uno script che, quindi cancello questo, lo rimuovo, che mi ritorna, come dire, la forza di una valuta rispetto a tutte le altre, quindi la classifica della forza relativa. Quindi do l'ok. Mi arriva un'informazione che mi dice, mi ordina dall'alto verso l'alto, partendo dalla quotazione della mezzanotte GMT, quindi ormai la giornata chiaramente sta volgendo al termine. Comunque l'euro è stata la valuta più forte contro tutte, la sterlina, come vedete, all'ultimo posto in picchiata libera. Non a caso sono usciti appunto anche i dettagli della Brexit, diciamo che è stato un massacro oggi per la sterlina. Però indicatori di questo tipo mi fanno capire. Mi possono dare tante informazioni. Io di solito, molte volte mi trovo davanti al trader che dice vuole lavorare solo sull'euro-dollaro perché vedeva che oggi l'euro è forte, ma magari andava a comprarlo contro il dollaro, ma se l'avesse comprato l'euro, la forza dell'euro contro la sterlina, sicuramente capite che avrebbe guadagnato di più. Quindi questi sono alcuni script per darvi, come dire, delle informazioni sul mercato. Tornando alla nostra presentazione, quindi sicuramente vi possiamo mettere a disposizione questi indicatori presenti e questi script presenti, basta che ci mandiate, come vi sarà spiegato nella mail di domani, una richiesta direttamente a info@metatrading.net, è scritto più avanti perché il sito con cui porto avanti, diciamo, tutte queste iniziative legate all'autotrading è il sito che, diciamo, che con un programmatore, fra l'altro, mio carissimo amico Daniele Lindi, l'abbiamo creato 12 anni fa questo sito. Quindi continuiamo a sviluppare, come dire, iniziative legate all'autotrading che chiaramente si sposano bene con l'operatività su MetaTrader. Ok, a questo punto, introdotti gli indicatori, i cosiddetti script, quindi delle funzioni che vi danno delle informazioni sui mercati o vi fanno fare solo un'operazione, tipo chiudere gli ordini, invertire gli ordini aperti. Facciamo un salto, quindi passiamo ai cosiddetti expert advisor. Quindi l'expert advisor, come
come avete capito, in italiano viene in inglese, diciamo, è un sinonimo di trading system. Non vi deve far paura questa parola trading system. Faccio sempre con questa slide qui, faccio un esempio banale per dirvi che chiunque fa un investimento finanziario tecnicamente ha un trading system, ha un'idea di trading che cerca di ripetere in maniera sistematica. Mi ricordo quando mio padre comprava i bot negli anni 80 e primi anni 90, che chiaramente metteva dentro 10 milioni di lire. Non di euro, ovviamente, 10 milioni di lire. Per un anno questi denari venivano tenuti fermi, a scadenza chiaramente gli ritornava il capitale integro più un tasso di interesse. Anche questo è un banale trading system, purché chiaramente lo si faccia con metodo. Poi chiaramente diciamo, il connotato tecnologico della parola trading system, quindi il sistema di trading, è arrivata soprattutto a partire dagli anni 90 e poi c'è stato il boom chiaramente con le piattaforme negli anni 2000, come appunto la MetaTrader. Vi ho messo sotto qualche figurina dei principali trading system che si usavano all'epoca, ma ancora adesso, tipo il FAP Turbo, Forex Megadroid, Million Dollar Pips. Come capite, sono nomi che evocano chiaramente, diciamo, emozioni. Poi, chiaramente, le emozioni, come vi spiegherò successivamente nella costruzione di un trading system, possono essere positive o negative, perché incomincio già subito a dirvi che un'idea di trading non può essere sempre vincente, come del resto neanche sempre perdente. Quindi va adattata ai mercati che cambiano chiaramente. In ogni istante o in determinate situazioni. Quindi un trading system che va bene sull'euro-dollaro adesso magari non andrà bene, diciamo, quando cambiano le politiche monetarie del dollaro e via dicendo. In questa slide successiva, prima di iniziare a costruire assieme dei trading system, abbiamo raccolto le principali tipologie di trading system, o quindi tipologie di trading. Tenetevela sotto mano questa slide, perché che se ne dica, quindi sia parlando di analisi tecnica o parlando di analisi fondamentale o di analisi ciclica, il mercato alla fine si muove in tre, come dire, in tre modi. Quindi o si muove trend following, quindi il mercato si muove in trend, o si muove all'interno di supporti e resistenze, quindi tecnicamente significa che si muove in maniera reversal, o il mercato si muove, diciamo, con dei forti movimenti, quindi basati sulla volatilità, chiamati breakout. Quindi a seconda di queste tre fasi, senza dilungarmi troppo, come potete vedere, possono essere utilizzati all'ultima riga indicatori appropriati. Quindi quando si dice che le medie mobili seguono bene il trend, vuol dire che un trading system, una strategia di trading basata sulle medie mobili, sicuramente guadagna in un mercato in trend. Esattamente l'opposto se il mercato fosse in fase laterale, dove ci sono indicatori più appropriati. Chiaramente per ogni fase ci possono essere dei vantaggi e degli svantaggi. Quindi, come dire, questa è la slide da stampare e tenersi di fianco quando cerchiamo di fare un po' di analisi tecnica ed è quello che faremo adesso. Quindi apriamo la nostra piattaforma MetaTrader, ok? C'ho davanti, manco a farla apposta, il grafico della sterlina, come in 4 ore, proprio la valuta, come dire, più bastonata oggi, la sterlina. Inseriamo una semplice media mobile su un grafico a 4 ore, così vediamo di, come dire, partiamo da zero per fare una strategia di trading. Quindi prendo un indicatore di trend, una media mobile. Diciamo che su un grafico a 4 ore magari un buon segnale ce lo può dare una media mobile a 100 periodi. Ok? Diamo l'ok. Quindi tendenzialmente, come vedete, tecnicamente si dice che quando il prezzo, quindi ci troviamo in questa fase, quindi quando il prezzo è andato sopra, ok, alla media mobile a 200 periodi, in teoria avremmo dovuto fare un acquisto. Quando il prezzo quindi taglia dall'alto verso il basso, quindi va sotto la media mobile, in questo caso a 100 periodi, sarebbe dovuto partire un ordine di vendita che chiaramente si andava a chiudere
nel momento in cui il prezzo ritornava sopra la media mobile e via dicendo. Diciamo, questo è uno dei trading system più banali, il prezzo che incrocia una media mobile. Qui chiaramente il taglio nella fase laterale, chiaramente abbiamo avuto diversi falsi segnali, ma quando diciamo il prezzo ha tagliato la media mobile qua, chiaramente ci siamo portati a casa, se eravamo chiaramente in posizione, almeno un due figure buone, 200 pips. Quindi come possiamo programmare una strategia molto semplice come questa? Quindi nella piattaforma MetaTrader è presente un editor per la programmazione, quindi come dire un'altra piattaforma che si apre. E come vedete ci sono delle frasi molto semplici, quindi Mirko anche tu immagino le conosci perfettamente. Quindi diciamo, se siamo dei programmatori, dobbiamo usare questo MetaEditor e scrivere in un linguaggio molto simile, come dice il mio amico programmatore, a un C++, ma non è proprio un C++. Comunque io non sono un programmatore. E penso che neanche la maggior parte di quelli che mi stanno ascoltando. Quindi, diciamo, come è stato il passaggio a poter programmare senza saper programmare? Ecco, ho chiesto aiuto al mio amico programmatore e, come vedete, tramite il mio amico programmatore Daniele Lindi, vi parlo di circa, quindi ormai una decina di anni fa, abbiamo, come dire, fatto nel nostro sito metatrading.net. Abbiamo iniziato a sviluppare dei software come 3D Studio, quindi c'è una paginetta tutta dedicata a 3D Studio. Essenzialmente cos'è? Un software, come diciamo in questa slide, che vi consente di creare quindi in maniera totalmente visuale delle strategie di trading che possono essere vostre o dei grandi trader. E niente, quindi essenzialmente come fare ad avere 3D Studio? 3D Studio è totalmente scaricabile in versione demo dal sito metatrading.net, quindi nome, cognome e si va avanti nel fare il download di 3D Studio. Nella versione demo di 3D Studio chiaramente potete fare tutte le strategie che volete, ma potete usarle solamente in ambienti di backtest. Se invece volete usarle in ambiente reale, chiaramente c'è una versione real con diciamo dei prezzi modici e ci saranno delle convenzioni anche proprio per voi che state seguendo questo webinar. Quindi a questo punto, fatta l'introduzione di 3D Studio, diciamo che lo apriamo e cerchiamo di automatizzare questa strategia basata sull'incrocio del prezzo e della media mobile. Quindi io chiaramente l'avevo già scaricato, 3D Studio, ce l'ho sul desktop, clicco due volte. Vi faccio notare, vi mostro la versione di 3D Studio Lite, cioè una versione, come dire, più snella, proprio per chi ha le prime armi. Sicuramente io suggerisco di partire da una versione Lite, quindi come il Philadelphia, più semplice, molto più leggera rispetto alla versione che magari è più adatta in un secondo momento, la versione che si chiama 3D Studio 3, per, come dire, uno che già conosce versioni, diciamo, l'ABC di 3D Studio. Quando lanciate quindi 3D Studio Lite, subito si apre una pagina dove vi dice che ci sono diversi video chiaramente che vi mostrano su YouTube che vi fanno vedere come costruire i trading system. È chiaramente presente anche un manuale 3D Studio. Sono presenti anche diversi progetti di esempio. Però io chiaramente voglio partire da zero, quindi chiudo questa finestra e voglio cominciare con un nuovo progetto. Allora, vi trovate davanti a una pagina bianca, sembra come essere davanti a un foglio Word e dobbiamo scrivere qualcosa. Cosa dobbiamo scrivere? Qui dobbiamo scrivere un'idea di trading. Allora, come pescare i componenti della nostra idea di trading? In alto a 3D Studio trovate chiaramente una sezione home e altre sezioni. Partiamo dalla sezione home. La nostra idea di trading era di confrontare un prezzo, quindi qua trovate i prezzi, con degli indicatori. Come vengono chiaramente confrontati i prezzi con degli indicatori, con degli operatori che possono essere di base o speciali. Diciamo, questa è la logica. Quindi avevamo detto che volevamo vedere l'incrocio tra un prezzo, prendiamo quindi un prezzo di chiusura, e un indicatore. L'indicatore è un indicatore di tendenza, proprio quindi stessi menu della MetaTrader 4, che è la media mobile, il moving average. Come vedete, molto semplice, quindi prendo il blocco, me lo trascino sul foglio di lavoro e inizio a programmare, perché sto programmando, ok, anche se in maniera visuale. Quindi,
Mi serve confrontare il prezzo di chiusura con la media mobile. Quindi prendo un operatore, in questo caso graficamente mi aiutano questi operatori perché ci sono delle icone disegnate, e in più ci sono dei messaggi che mi spiegano che tipo di operatore. Quindi questo operatore ritorna vero quando chiaramente un prezzo si incrocia con un indicatore, nel nostro caso. Quindi trascino questo indicatore e incomincio ad unirli. Quindi quando il prezzo. Vediamo, lo unisco. Non ho voglia di essere unito oggi. Okay. Purtroppo, ok, non ho il mouse. Ok, quindi quando il prezzo cross above l'indicatore, quindi cross above vuol dire che taglia sopra, quindi dal basso verso l'alto, quindi se sulla nostra MetaTrader è in questo momento, il prezzo taglia sopra l'indicatore. Quindi l'indicatore avevamo detto che era una media mobile. Cliccando sulla media mobile possiamo mettere quindi a destra il periodo. Avevamo chiesto un periodo a 100. Ok, quindi prezzo di chiusura taglia sopra la media mobile a 100. Che segnale ho? Quindi vado a prendere il mio signal, che è la mia bandierina di arrivo, la unisco e metto dentro un bel segnale di acquisto. Vai. A questo punto diciamo, io ho fatto la mia gamba di strategia per comprare. Chiaramente il prezzo può anche fare l'opposto. Quindi al posto di tagliare sopra, può anche tagliare sotto la media mobile. Quindi andrò a prendere un altro operatore di incrocio, lo porto sul grafico e chiaramente faccio la strategia opposta. Quindi quando il prezzo mi taglia sotto, quindi cross non above, ma ormai tutti sappiamo l'inglese, cross below, ho un segnale di vendita, quindi a questo punto prendo il mio signal to sell. Ok, quindi unisco i vari mattoncini e diciamo, se non stavo a spiegarvelo, conoscendo un attimino Trade Studio dopo aver visto i video che vi faccio vedere adesso su YouTube, penso che in 28-35 secondi riuscivate a farlo questo trading system. Trading System che se aveste usato del codice, quello che vi facevo vedere prima sul MetaEditor, chiaramente richiedeva più tempo e più righe. Ok, fatto questo semplice, banale Trading System, devo metterci delle impostazioni di base. Quindi clicco impostazioni progetto e metterò dentro qua quanti lotti voglio negoziare, se mettere dentro anche degli stop loss, dei take profit. E poi ci sono ulteriori aiuti per far girare il trading system. Tipicamente la modalità auto-reverse viene sempre attivata. Poi queste funzioni vengono esplicitate molto bene nei video tutorial che abbiamo su YouTube. Però per far capire cos'è una modalità auto-reverse, quindi torniamo sulla piattaforma di trading. Tipicamente qua è quando la mia idea di trading mi dice compro. Quando mi taglia dal basso verso l'alto, mi chiude il buy quando mi taglia dall'alto verso il basso e subito dopo, chiusa l'operazione in buy, mi apre un sell nella direzione opposta. Chiudo il sell quando mi ritorna sopra e mi apre un buy e via dicendo così in maniera auto-reverse. Quindi in 3D Studio lo faccio lavorare in auto-reverse, ma volendo posso mettere dentro anche delle uscite in stop loss e take profit. Comunque, tutto chiaramente. Potete sbizzarrirvi a fare tutti i trading system che volete. Diciamo che una volta che ho fatto il trading system, l'ultima cosa che mi resta da fare è dargli un nome. Quindi questo nome, se semplicissimo, gli diamo un bel price, cross, SMA a 100, quindi una media mobile a 100 periodi. Io lo salvo, in questo caso mi salvo tutti sul desktop, ma ognuno può farsi tutte le sue cartelle, e poi preme un bottone. Che si chiama compila, che fa praticamente tutto il lavoro, tutto il ragionamento di trasformare questo linguaggio di 3D Studio in un linguaggio apposta per MetaTrader 4. Dani, Quindi mi dice ascolta, compilazione avvenuta con Dani, successo. scusami, Sì, per un secondo perché c'è mi l'audio che senti? va a scatti. Se puoi chiudere, magari, se hai qualche finestra aperta tipo Ava, magari chiudilo, che magari il flusso dati blocca la linea. Dopo Assolutamente. magari lo riapriamo. Magari robe tipo, ecco, più che altro Ava, che è stato quando quelle cose che hanno il flusso dati aperto. Chiudiamo anche E sfrutto l'occasione la. per fare un paio di Ok. domande.
Allora, mi si chiede quando si Sì. fanno i backtest, ci sono non tantissimi dati dei prodotti. La domanda è perché non ci sono tutti? Chiarissima la domanda, è una domanda pertinente perché chiaramente il broker no, quasi mai ti dimette l'archivio dei suoi prezzi, quindi la maggior parte dei dati presenti in piattaforma sono forniti dal software MetaTrader e quindi da MetaQuotes che è il fornitore. Infatti se io vado, questa è la MetaTrader, se vado in strumenti c'è un centro storia, ok? Di default ci sono i dati di quando ho scaricato la piattaforma. Se ne voglio di più, quindi seleziono ad esempio l'euro-dollaro, faccio download e mi dice: vuoi continuare a scaricare i dati dal centro storia di MetaQuotes per farvi subito la traduzione semplice? Io do l'ok e mi va avanti a scaricare i dati che mi mancano. Però i dati che mi mancano non sono dei dati molto profondi. Per farvi capire, se andiamo su un grafico daily, quindi andiamo proprio su un daily dell'euro-dollaro. Quanti dati storici ho? Praticamente vado fino, diciamo, anzi, non è consistente questo dato, però con un dato storico daily posso andare indietro di una decina d'anni. Quindi diciamo che direttamente da MetaQuotes o direttamente quindi con le piattaforme del broker puoi andare avanti indietro una decina d'anni sul daily, sul weekly. Anche, però quando hai bisogno di dati storici a un minuto, oltre 3 o 4 mesi direttamente col broker, 5 o 6 difficilmente andrà avanti. Bisognerebbe, cercando su internet, ci sono delle soluzioni per importare i dati storici in Excel, ok? Una volta che li ho importati in Excel, esportati in Excel, li posso importare da questo bottone nella mia piattaforma. Però rendetevi conto, se il broker vi fa scaricare una piattaforma con migliaia di dati, anzi milioni di dati storici, chiaramente sarebbe un costo per il broker, chiaramente un costo vostro anche in tecnologia e perdita di tempo nello scaricarli. Quindi se siete interessati all'argomento, li potete scaricare voi da altre fonti dati presenti su internet e li importate nella piattaforma. Okay? Poi chiaramente in privato vi posso mandare tutti i dati che vi servono per questo argomento. Assolutamente. I dati che servono dipende dal trading system che uno fa, perché alcuni perché servono i dati a un minuto? Perché se poi più avete dati Bravo. sostanzialmente stretti, anche a secondi, e più ovviamente i backtest vengono adeguati. Ma andiamo avanti, Dani, perché sembra che piaccia questo sistema, perché comunque è abbastanza semplice, soprattutto riusciamo a tirar fuori delle Sì. cose interessanti. Anche abbiamo solo un altro quarto d'ora. Poi, sai cosa ti dico? Magari durante quella giornata che faremo in sala, dove faremo anche l'esame, potremmo Sì. approfondire questo argomento con uno dei temi, con magari anche Daniele Lindi, colui che ha creato questo software, potrebbe magari o farci una conference o venire tu anche, tu magari ci spieghi qualcosa di un pochino più avanzato. Assolutamente, assolutamente. Quindi vi faccio semplicemente vedere che il trading system che abbiamo fatto con Trading Studio lo troviamo all'interno degli expert advisor, quindi nel mercato, quindi si chiamava. Adesso è riaperto Ava, c'è l'audio che ritorna a non essere buono. E ok, diciamo, vabbè, chiaramente è presente nei trading system e posso usarlo per fare dei backtest. Ritorniamo a Trading Studio. È migliorato l'audio adesso? Ok? Adesso sì. Perfetto, quindi non posso farvi vedere il trading system in piattaforma, però Vabbè, come avete poi al massimo lo vediamo capito, dopo alla fine. è totalmente interfacciato, quindi 3D Studio, faccio il progetto e me lo trovo in piattaforma. Vi dicevo all'inizio che sono presenti anche diversi progetti di esempio, quindi se io clicco su progetti di esempio, posso trovare almeno circa una ventina di strategie già programmate. Okay. Quindi clicchiamo su un altro trading system base, quindi EMA Crossover, anzi rifacciamolo da capo, quindi vado su EMA Crossover, lo seleziono e mi dà un esempio di un trading system, quindi quando la media mobile più veloce, quindi a 13 periodi mi taglia sopra quella più lenta, 55 periodi, è un segnale di acquisto. Quindi mi apro questo trading system. E diciamo un trading system sulle medie mobili già fatto, quindi capite bene che potete prendere
dei blocchi di trading system già fatti e, come dire, implementarli. Quindi ho un segnale di acquisto con l'incrocio di due medie mobili, ma ipoteticamente voglio dire, no, oltre a questo segnale di acquisto con l'incrocio di due medie mobili, voglio anche che un altro indicatore, magari prendo un oscillatore a caso, l'RSI, sia maggiore di 70 o minore di 30. Quindi capite bene come è semplice da partire da un trading system già fatto e aggiungerci altri prezzi. Quindi prendo un RSI, mi prendo il numero, quindi vado in un'altra parte di componenti dove ci sono i valori, quindi un numero, mi prendo un numero, metto 30, è semplice, chiaramente vado a scrivere del codice in maniera molto semplice con i miei mattoncini, quindi poi lo vado ritorno nella home e prendo un operatore che mi dice che è maggiore. Io chiaramente so dove sono già posti gli operatori, però con un po' di pazienza, chiaramente se c'è la passione, uno può implementare qualsiasi tipo di trading system. Quindi, come avete capito, posso prendere questi tipi di trading system e andarli a ricostruire. Vi faccio vedere anche un utilizzo alternativo di Trading Studio. Quindi vi ho parlato di trading system, ma io posso fare anche degli indicatori o degli script, come vi facevo vedere prima. Quindi diciamo che pulisco questa pagina. Diciamo che voglio farvi vedere un indicatore molto semplice, anzi una funzione tecnicamente molto semplice. Quindi se io vado in altri componenti di Trading Studio, ho dei mattoncini che mi danno, come vi avevo fatto vedere prima, il valore dell'equity, tutti i valori che sono presenti nella piattaforma di trading, quindi tutte le voci che sono presenti, quindi balance, equity, free margin, tutto ciò che è presente in MetaTrader, 3D Studio, come dire, l'ha assorbito in mattoncini. Quindi se io voglio fare un trading system molto semplice che mi dice che ogni volta che il mio conto raggiunge una leva finanziaria pari a 20, di chiudermi tutte le operazioni, io ci metto molto poco, quindi faccio leverage maggiore uguale greater than. L'unica cosa proprio difficile è ricordarsi in inglese. Quindi maggiore uguale a 30, mi prendo chiaramente il valore, tac, prendo diciamo, il mio segnale, perché chiaramente qualsiasi strategia o indicatore deve finire un segnale, e gli metto dentro close semplicemente. Io, diciamo, ho fatto il mio trading system, ho fatto la mia funzione che mi dice, non mi fa andare oltre la mia leva massima consentita. Diciamo, ho messo la leva, ma potevo mettere un livello di profit, un livello di balance, di equity. Potevo dire anche chiudimi tutte le operazioni quando mi arriva una determinata ora. Quindi capite bene come vi potete sbizzarrire una volta fatto diciamo, una volta che avete delle idee di trading. Vi faccio vedere una cosa, al di là della giornata chiaramente formativa, che comunque che faremo dal vivo, ma è pur sempre un parziale di giornata. Io vi suggerisco di andare quindi su metatrading.net e se cliccate come vedete, su YouTube ci sono diversi tutorial Dani, sia Dani, per 3D Studio Lite che per Dani, Dani, versione. Daniele, non si è sentito niente, che quando muovi internet o qualcosa l'audio va via. Quindi non abbiamo. Ok, adesso mi sentite? Sì, allora di dove devono andare, dopo lo fai vedere, così almeno lo vedono. Quindi stavo dicendo che all'interno di 3D Studio, ve lo faccio vedere, ci sono diversi tutorial che sono su YouTube, quindi evito di cliccarlo, ok? Però se andiamo su strumenti, impostazioni, vai tutorial, ti partono proprio decine di video, se appunto c'è l'interesse di approfondire l'argomento, dove vi guidiamo, io e Daniele Lindi, nella costruzione di strategie di trading. E io finirei, diciamo, questa veloce carrellata su questo potente mezzo, perché è un potente mezzo, inutile nasconderci, dicendo che chiaramente molte volte è facile far vedere delle idee di trading, però per capire se un'idea di trading è vincente o meno, e soprattutto capire quando è vincente, chiaramente non serve un indicatore, come molti vi fanno vedere, serve proprio che questo indicatore venga automatizzato tramite
dei software, come in questo caso 3D Studio, per mettere assieme le idee e soprattutto farle andare. Quindi vi faccio vedere un attimino nella presentazione, appunto, che vi arriva domani. Mandate una mail direttamente quindi a info@metatrading.net se volete avere, vabbè, la presentazione già ve la manda Vantaggio Sleale, se volete avere questi script che vi ho fatto vedere, e poi chiaramente potete fruire anche della promozione dedicata per avere 3D Studio, diciamo, light in versione, quindi con un bello sconticello, un bello sconto. Quindi poi c'è un'altra slide dove era presente anche il libro che abbiamo fatto con Vantaggio Sleale, dove appunto parlavamo di 3D Studio, quindi come vedete i robot che si danno la mano, i robot di MetaTrading e di Vantaggio Sleale. Quindi Mirko, io diciamo il percorso delle slide l'ho finito, ci sono delle domande? Allora, la domanda è: si possono fare anche i segnali pattern come l'Ops di Larry Williams? Assolutamente, considerate che tornando su 3D Studio, è possibile inserire degli indicatori, come dire, personalizzati. Quindi, se tutti gli indicatori presenti in MetaTrader ci sono, se ci sono degli indicatori di Larry Williams che non sono presenti in No, 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 MetaTrader. l'ops è semplicemente quando il mercato apre sotto al minimo compra, Ok. per dire, quando apre sopra al massimo vendi, se arriva un Se è una valore, quindi ancora configurazione, prima. se è un. Ho capito, se è una configurazione grafica la potete fare semplicemente da zero con 3D Studio, che l'abbia inventata Larry Williams o Andrea Vaturi, per citare un altro trader, tranquillamente è possibile fare. Quindi partendo dalle componenti dei prezzi, quindi quando il prezzo di apertura o il prezzo di chiusura, come vedete, lo confrontate con, diciamo, o la candela o quello che vi serve, potete creare qualsiasi configurazione grafica del mercato essenzialmente. Poi potenzialmente potete salvare, diciamo, un blocco di mattoncini dandogli il nome con un altro mattoncino, quindi se volete, come dire, scalare la vostra idea di trading per poterla riutilizzare. Però la cosa più importante quando usiamo strumenti di questo tipo è avere le idee chiare, perché se io non ho le idee chiare non posso comunicare con una macchina che, per quanto si parli di intelligenza artificiale, diciamo, non è ancora pronta, almeno questa versione di 3D Studio, a darti dei suggerimenti di questo tipo. Quindi se io ho le idee chiare, le metto giù con i mattoncini, ci sono tutti i mattoncini per poter andare a fare, diciamo, delle strategie standard. Poi chiaramente per strategie molto, molto più complesse, uno bisognerebbe innanzitutto, ripeto, avere le idee chiare prima di fare una strategia complessa. Poi chiaramente il progetto può essere sviluppato anche chiaramente dal codice, non solo con 3D Studio. Certo, allora dai, facciamo una cosa. Allora, magari durante la giornata che facciamo in sala, visto che l'Ops è molto semplice da programmare, Volentieri. chi verrà in sala gli programmeremo insieme l'Ops e lo faremo assieme, ve lo regaleremo a tutti. Solo però per chi verrà in sala, così almeno diventa più facile. Ok. Allora, Andrea, sì, e quando finisce la programmazione si schiaccia il tasto compila ed esce già l'eseguibile, che va direttamente sulla piattaforma MT4 se l'avete settata o nella cartella dove preferite inserirla. Corretto. Ognuno fa come preferisce. Io, per esempio, ho una cartella su Dropbox sincronizzata, lancio tutto lì quello che faccio, così ce l'ho anche sugli altri computer direttamente, così ho un backup, ma ognuno fa quello che vuole. Comunque, sui video gratuiti che ci sono su internet trovate tutto quello che vi serve. Allora, questo software, la cosa bella è che veramente vi permette in maniera molto semplice di automatizzare tutte le vostre conoscenze di trading e capire veramente una volta per tutte se quello che state facendo ha un senso o è una cagata pazzesca, come diceva Fantozzi. Ok? Perché molte volte magari vi è mai capitato di andare a qualche corso gratuito, ma come questo, come quello che state facendo adesso, e vi spieghiamo l'Ops di Larry Williams. Adesso, ovviamente non è nostro. E dite, sì, ho capito, ma veramente funziona? Allora voi con questo softwareino avete la facoltà veloce di programmarlo, metterlo sulla piattaforma e capire se effettivamente sarebbe andato bene negli ultimi anni. Cioè, capite che è veramente molto potente saper programmarsi da soli questo auto trading? E se qualcuno invece vuole anche crearne e poi diventa bravo a fare una professione, sappiate che
chi programmare un indicatore, un trading system come un OPS di Harry Williams, puoi tranquillamente chiedere una cifra tra i 3, 4 e 500 euro. Un programmatore bravo che fa le cose fatte bene, intendo. Infatti, voglio sottolineare che la maggior parte delle persone che stanno usando 3D Studio sono proprio dei programmatori. Uno perché gli risparmiano tempo e poi chiaramente il tempo, come sappiamo, è denaro e possono rivenderli a chi non sa programmare. Questo è un dato di fatto. Bene, siamo arrivati giusti, giusti, giusti. Spero vi sia piaciuta anche questa serata. Ragazzi, studiate, guardate i video precedenti perché poi facciamo l'esame, ricordatevi. E soprattutto iscrivetevi mi è arrivata via mail da marketing di Vantaggio Sleale la mail per iscrivervi alla giornata che faremo a Milano. Quindi ci sarà Daniele, ci sarete tutti, siete già iscritti in un bel po', però abbiamo poi una deadline che poi quando prenotiamo l'hotel, poi chi si iscrive dopo, gergo tecnico, cazzo suo, non c'è posto. Ok? Daniele, io ti ringrazio veramente, mi è piaciuta molto la serata, anche perché i primi corsi che facevamo era tutto più difficile, adesso con la versione light è anche molto, molto veramente semplice. Va bene, grazie a voi e buona continuazione. Ciao! Ciao. Ciao, ciao, ciao!